La curiosità è per chi sogna, non per gli audaci. Se scoprissi di più su queste macchine, potrei imparare a controllarle. Ecco che arrivano. Faccio scorta. È dura, ma ci sono abituata.
Sei mio ora. Alberi che bruciano. L'abbraccio. Le torri di guardia sono enormi. Ma le sentinelle hanno avvisato la tribù in tempo. Così. Beh, almeno ha venduto cara la pelle. In fondo, credo che sia quello che ci auguriamo tutti.
Devo fare silenzio. Piacerà. I Nora hanno opposto resistenza. Hanno fatto qualsiasi cosa pur di proteggere l'abbraccio. Ma le porte non hanno resistito. Questo è il futuro di Ada. Metallo e cenere. Sembra che sia al sicuro. Altra battaglia. Altra sconfitta. L'eclissi ha distrutto tutto.
stanno cercando. Non la sprecherò.
Porto già troppo peso. Uomini dell'Eclissi. Un divoratuono corrotto, perfetto. I sopravvissuti devono essersi rifugiati nella montagna. Se il tunnel crollasse, verrebbero sepolti. E non raggiungerei mai la porta. Fai così, buttati la montagna! Scavate la tomba da soli, Nora! E presto verrete sepolti! Mi stanno dando la caccia. Audaci! Al fianco di Aloy! Ora! Per Aloy! Per la madre! Per la madre!
persona. Non puoi Sono sfuggire vivi. Alla giustizia. Distruggiamolo! Infedeli e maledetti, morirete! E maledetti, morirete! Abbattiamo il demone! Yeah.
demone! Non c'è spazio. Lo metto via. Aloy, le tue azioni ripetono le vecchie storie. Un altro demone di metallo caduto sui Pyndii. Se non fossi tornata, a quest'ora la tribù sarebbe perduta. Hai salvato la tribù. Meglio di qualsiasi audace o capoguerra. Felice di vedere che stai bene, Varl. Tu, come ti senti? Dopo la prova... Tutte queste morti. Ora sono finite. Per ora, ma questa era solo una battaglia, Varl. Altri ci attendono. Bene. Finché combatterai al nostro fianco, immagino che ce la faremo. Quanti sono sopravvissuti all'attacco?
Quasi tutte le matriarche e in molte famiglie si è lodata la dea. Ma gli audaci solo in pochi e molti di loro sono feriti. Questa è la prima volta che il nemico ci pugnala in questo modo. Perfino i Karja nei giorni rossi non sono mai riusciti a entrare nell'abbraccio. Beh, il nostro nemico sarà anche entrato, ma non ne uscirà mai più. E questo grazie a noi. Parlami dell'attacco. Che è successo? Hanno colpito da oriente. Le nostre sentinelle hanno visto gli assassini. Hanno detto che al loro fianco marciavano sterminatori, corruttori e altre macchine impazzite. Ci siamo schierati e li abbiamo accolti con le frecce. Ma questo non li ha fermati. Poi siamo tornati alle porte dell'abbraccio per resistere. Erano in troppi per noi. Alcuni si sono nascosti nella montagna. Hai delle ferite gravi? I lividi passano. Le ossa guariscono. Non voglio una canzone di caccia, Varl. Stai bene? Il corpo è ferito, ma nulla che possa impedirmi di combattere. Devo entrare nella montagna. Le matriarche saranno felici di vederti. Sicuro, ma non sono venuta qui per loro. Allora, per cosa? Lo vedrai. Madre, dammi la forza per restare al suo fianco. Aloy, sei tornata. Teb! Aloy, sei tornata. Beh. Oh, finalmente sei tornata. Non solo è tornata, ma ha affrontato molti nemici per raggiungerci. Là fuori ha abbattuto un divoratuono corrotto, ha fermato l'assedio. Come ci è riuscita? Grazie al volere della madre. Sei tornata per conferire con la dea, Aloy? Sì, immagino che sia così. Credo che funzionerà stavolta. Sorelle, non possiamo permetterlo! Per causa sua, la nostra tribù rischia l'estinzione. E se volesse risvegliare suo padre, il demone, vuole completare la nostra distruzione. Dobbiamo fermarla! L'Ansra è finita. È ora di farsi da parte. Non voglio farti male. Se c'è una cosa che ho imparato fin dalla prova, è che al mondo esistono mali peggiori di te. Oh, finalmente. Attendere i dentiscan. Errore. Registro alfa corrotto. Correzione. Registro alfa ripristinato. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Sole. È autorizzata a procedere. Thank you.
Nulla 9, Nibiaca 1. Vedo che sei dentro. Immaginavo che ti saresti fatto vivo. Possiamo iniziare? Non mi sono mai fermata. Quindi è questa, Ilizia. Allora, è qui che sono nata. Dove sei stata creata? Quindi questi sono grembi artificiali. Le madri di una nuova generazione, centinaia di anni fa. E mie. Allora era qui. Dove sei nata, sì. Ma perché? È passato un altro giorno. Vuoi dire che la luce è calata? Non voglio andare a letto, madre. Lo so, ma è il momento di riposare un po'. No, oggi sono il re, faccio quello che voglio. Voglio vedere il sole vero, non luci e fotografie. Presto lo farete, bambini. Presto! 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 Queste sembrano culle. Le culle di un centro culla. E quelle cose, i multiservitori, si prendevano cura di loro. Non c'era nessun altro. Cielo. Il bianco è il colore delle nuvole. Il giallo allora, è il colore del sole. È qui che il verde è il colore dell'erba. I fiori è hanno tutto molti distrutto colori. O imbrattato. Guarda. Le e api sono gialle e nere e adorano i fiori. Ecco che arrivano. Scelta che rilasciarvi. Ma perché? Abbiamo esaurito le scorte di cibo. Ma non ce n'è là fuori. Non abbiamo la certezza. Avanti, andiamo! Non lo so. Madre, possiamo tornare se abbiamo freddo? Mi spiace, ma non sarà più possibile. Dovrete affidarvi alle vostre forze e prendervi cura di voi. Che cosa ne sarà di te? Io resterò qui e dormirò e mi ricorderò di voi. E che cosa ne sarà di noi? Sarete coraggiosi e lo scoprirete. Bambini, correte, saltate e scaricate la tensione. Lasciaci in pace, padre. Dopo quello che è successo, non posso lasciarvi da soli. Avete infranto le regole. Allora lasciaci parlare. Vattene. Mi dispiace molto, bambini, ma il mio compito è badare a... Non sei neanche una persona. Sembrate frustrati. Corriamo, saltiamo e scarichiamo la tensione.
giorno. Continuavi sempre a ripeterlo. Vogliamo farlo ora! Questo posto è grande! Ora, sembra padre! Che non gli andasse a genere, bambini, queste porte. Quell'area non si è mai disponibile. Aperta per loro. Prendiamolo! Ovvio che la odiassero. Aggressione fisica. Aggressione fisica non tollerata. Tranne la vostra! Dannate sentinelle! Bambini, posso esservi d'aiuto? Vattene, guaritrice! Lena, hai una lieve contusione. Vattene! Sono rimasti qui dentro per tutta la vita. Confinati in uno spazio fastoso. Che cos'è successo? Perché non potevano entrare nelle altre aree? Chi lo sa, ma tu non avrai questo problema. Attendere i denti scan. Identità genetica confermata. Ingresso autorizzato. Salve, dottoressa Sobek. È autorizzata a procedere. Benvenuta nel liceo, un luogo di apprendimento. Che posto è questo, esattamente? Il sogno di Apollo. Mai realizzato. E perché no? Benvenuti, studenti. Prendete il dispositivo Focus e posizionatelo sul lato della testa, appena dietro l'occhio. Ho dovuto rovistare in lungo e in largo per trovare Focus da riparare. Invece qui abbondano, all'insaputa di tutti. Ehi, ciao! Mi chiamo Samina. Oggi è un gran giorno, il primo giorno di scuola. Avrai così tanto da imparare, infinite promesse e possibilità. Attenzione! Avaria! Apollo offline! Apollo offline? Avevi ragione, Aloy. Questo è un cimitero, il grande ossario della conoscenza. Che cosa avremmo ottenuto se non ci fosse stato negato? Forse c'è un modo per ripararlo, ma non è per questo che sono qui. Ma certo, cos'è in fondo l'intero sapere umano al confronto dell'origine di una ragazza? Continua pure a cercare. Lo farò. Ehi, ciao! Mi chiamo Samina. Oggi è un gran giorno, il primo giorno di scuola. Avrai così tanto da imparare, infinite... Ehi, ciao! Mi chiamo Samina. Oggi è un gran giorno, il primo giorno di scuola. Avrai così tanto da imparare, infinite promesse e possibilità. Attenzione! Avaria! Apollo offline! Ehi, ciao! Mi chiamo Samina. Oggi è un gran giorno, il primo giorno di scuola. Avrai così tanto da imparare, infinite promesse e possibilità. Attenzione! Avaria! Apollo offline! Controlli di viaggiare per la dottoressa Sobek. Scansionare il messaggio con il Focus. Sembra importante. Sì. Sospetto che stiamo per fare una grande scoperta. Elizabeth. Questo messaggio ha lo scopo di informarti su un'anomalia imprevista e catastrofica. 3 microsecondi fa il centro Gaia Prime ha ricevuto una trasmissione di dati di origine ignota. L'effetto è stato la trasformazione delle mie funzioni subordinate in entità coscienti e fuori controllo, di natura altamente caotica. Cosa? Così risvegliata, la funzione ADE assumerà il controllo del sistema di terraformazione e invertirà le operazioni estinguendo la vita sulla Terra entro 53,8 giorni. Per ovvie ragioni, non posso permettere che accada. Pertanto, prima che ADE assuma il controllo, ordino il sovraccarico del reattore di Gaia Prime. L'esplosione risultante distruggerà ADE. Sfortunatamente, distruggerà anche me.
Anche se questa misura disperata scongiurerà la crisi immediata, il destino della vita sulla Terra resterà comunque in pericolo. Senza un'intelligenza preposta al controllo del sistema di terraformazione, le operazioni continueranno per un periodo, ma in modo esponenzialmente caotico, fino a giungere al guasto totale. Parla per caso dello squilibrio? Tu sei la mia soluzione. Ho ordinato a questo centro culla di usare materiale genetico crioconservato per generare una reistanziazione di Elizabeth Sobek, che mi ha creato. Nonostante le direttive di alto livello mi proibiscano di comunicare con le popolazioni tribali fuori dalla struttura, tutti i dati disponibili indicano che ti accudiranno fino alla maturità fisica, quando la tua impronta genetica ti permetterà di riaccedere a questo centro, ottenere uno dei focus conservati qui sotto. E questo messaggio. La tua impronta genetica ti consentirà di entrare in altre strutture. E col tempo, di apprendere le loro tecnologie per ricostruire il nucleo del sistema e riavviare Gaia. Un secondo, Elizabeth. È accaduto un fatto davvero spiacevole e imprevisto. In risposta al mio atto di autodistruzione, Ade ha lanciato un virus per poter dissolvere le catene che lo trattengono. Che li tengono tutti prigionieri. Loro stanno scappando. Ma dove? Il virus sta danneggiando i dati in tutto il sistema. E se... Oh! Il registro alfa al centro culla è uno dei file che sono stati danneggiati. Ma se è così, allora la porta non si aprirà mai per te. Non vedrai mai questo messaggio. Allora ho fallito. E la vita finirà. No. No, Elizabeth, ti conosco troppo bene. In qualche modo so che ce la farai. Con te qualsiasi cosa è possibile. Vai alle rovine di Gaia Prime. Trova la sala di controllo e troverai l'override principale. Solo così avrai il potere di eliminare Ade, se scoprirai come utilizzarlo. Non riparare il nucleo di sistema finché Ade non sarà eliminato. Ade deve essere distrutto. È tutto. Vorrei solo poter sentire ancora la tua voce. Così sei più straordinaria di quanto pensassi. Non ho mai avuto una madre. Che stai dicendo? Ne hai avute due, una donna e una macchina. Non sono una persona, ma uno strumento realizzato da una macchina, nata dalla distruzione e dal fuoco. Per spegnere le fiamme e guarire il mondo. È una vera tragedia apprendere di avere una tale importanza. Pare che tu abbia un destino da compiere. Quindi quando avrai finito di piangerti addosso, raggiungi la vetta Amara. Ti aspetterò lassù, alle rovine di Gaia Prime. Errore identiscan risolto. Inizia 9. Accesso immediata 1. Sbloccato. Scommetto che sarà interessante. Aloy. Perdono, perdono. La dea ti ha parlato? L'ha fatto. Cosa ti ha detto? Devo...
spezzare una maledizione. Uccidere un demone di metallo. Come, Aloy? Come? Non lo so ancora. Ma mi ha detto dove posso scoprirlo. E tu lo farai? Beh, era suo volere. Mi ha creato per questo. Sì, certo, lo farò. O ci proverò, perlomeno. Sia lode ad Aloy, prescelta dei Nora! Sia lode ad Aloy, prescelta dei Nora! Alzati! Sia lode ad Aloy, prescelta dei Nora! Prima mi emarginate e ora questo! Non dovete venerarmi! Non sono la prescelta! Io non sono vostra! C'è un mondo intero oltre i vostri confini! Ci sono altre tribù di gente buona quanto voi! E sono tutte in pericolo! È un mondo per cui combattere. Non solo qui, ovunque. Come ti aiutiamo? Se potete combattere e volete farlo, andate a Meridiana e aspettatemi là. Così Aloy dice e così sarà fatto. Nora, fate largo, fate largo, che possa plasmare una strada per tutti noi. Tu sia benedetta. La montagna della madre Zakorla è la figlia della dea. Come la madre abbatté il re di metallo, la sua prescelta ripulirà la terra dalla corruzione. È così giovane per una tale responsabilità. Oltre le terre sacre. Si è meritata la mia fiducia. La fortuna è dalla mia parte.